Sentivo dei versi strani. Eccolo, cazzo! Qualche colpo con la pistola gli abbiamo dato. Pronto? Eccolo. Ok, allora stavamo dicendo, abbiamo come quest di ammazzare i mutanti qua, che però come abbiamo detto lo lasciamo fare alla natura. E noi ce ne andiamo adesso, dovremmo andare al sotterraneo. Per forza, solo che siamo messi, cioè abbiamo soltanto la pistola e un caricatore di AK che potrebbe incepparsi ad ogni colpo. Siamo messi benissimo. A soldi quanto ci abbiamo? Possibile non riusciamo a... Abbiamo 84.000. Ma ci abbiamo 84, allora sai che facciamo adesso? Mi prendo le munizioni del pompa qui, che ci abbiamo. Questi sono gli AP, prendiamo i backshot. Ok. E ce ne andiamo adesso dal miglior trader per shotgun, perché adesso nel laboratorio dove dobbiamo andare sottoterra, là è pieno di mutanti, ma mutanti di un certo spessore. E quindi almeno il fucile a pompa ci serve. Allora adesso dobbiamo andare in un sotterraneo a recuperare documenti nel nascondiglio dello stalker che stiamo cercando come main quest. Cioè noi come main quest dobbiamo cercare questo stalker. Lo stiamo, cioè stiamo seguendo i suoi passi per arrivare a lui. E il dottore, dove siamo stati l'ultima volta, ci ha detto di andare nel suo nascondiglio sotterraneo, dove ci dovrebbero essere ancora i suoi appunti, i suoi documenti. Ed è lì che dobbiamo andare. Soltanto che è pieno di mutanti il sotterraneo, oltre che di banditi. Allora, intanto vediamo se c'è qualche quest. No. Allora, mi dai. Mi dai. C'è questo di pompa. Il TOTS. Caricatore da due colpi. Però va bene così, dai. L'unica pecca di questo fucile a pompa è che spara due colpi e poi devi caricare. E quindi finché c'è un solo mutante è ottimo. Quando cominciano ad essere un po' di più. Allora, siamo arrivati all'Agroprom. Sento spari in lontananza, molto in lontananza in effetti. Adesso qui potrebbero esserci banditi o militari addirittura. Ed entrambi sono ostili. Quello è un bandito. Quello? Quello no. Quello laggiù sì. Ok, quindi stanno combattendo ecologisti e banditi qui. È forte sto fucile. È molto forte. Guarda questo, c'aveva il tozzo col mirino. Mamma mia, ce lo prendiamo. Ovviamente il mirino non lo posso utilizzare per il fucile che ho io. Però fa comunque comodo averlo per adesso. Sì, sì, l'abbasso là. Ma stai calmo, Jeffrey. Qui? Vuoto. Il problema è che siamo già quasi sovraccarichi. Anzi, siamo già sovraccarichi. Ah, facciamo una cosa. Di questo fucile qui togliamo il caricatore. Ci prendiamo i colpi. Gli togliamo il mirino. E lo smontiamo. Un pochino di spazio l'abbiamo risparmiato, ma non molto in realtà. Non molto. Vediamo se a questo qua gli posso vendere qualcosa. 5.800 c'hai di credito disponibile. Allora facciamo così, ti do questo. Il martelletto. Questa. Questo è pieno sto caricatore però. Dovrei prima svuotarlo. 5.500, ok. Vabbè, va bene. Va bene così. Ci abbiamo guadagnato 5.500 e siamo scesi di peso. Ci abbiamo guadagnato in due sensi. Ok, siamo pronti per scendere. Certo, adesso
qui ammazzeremo un sacco di banditi proprio all'inizio. E non potremo prenderci molta roba da loro perché siamo già abbastanza pienotti. Quindi dovremmo scegliere. Prendere solo quello che ci serve nel più breve periodo. Voi siete tutti, ok, tutti ecologisti, a posto. E da qui si accede al sotterraneo. Ci siamo. Eccoci. Allora, mo non sarà facile. Che qua sono veramente tanti i banditi, eh. La granata ce l'abbiamo, sì, volendo sì. Io manderei subito. No, 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 ma ha pushato. Gli si è inceppata l'arma. Meno male. Meno male gli si è inceppata. Ho fatto i danni comunque con la granata, eh. Quello l'ho inchiodato praticamente. Preso. Esatto, siamo nel bel mezzo. Più che altro adesso i banditi sono l'antipasto, poi ci sono i mutanti, tra cui quelli invisibili, i succhiasangue, i bloodsucker. Mi sta pushando questo? Sta avvicinando? Sì. Vieni, vieni. Oh, porca miseria! Ma che precisione c'ha questo? Oh, maledetto, mi ha rotto un braccio e mezza gamba. Sì, esatto, sono il primo e il secondo i mutanti. No, un altro ce ne sta ancora. Dai, maledetto. Esci fuori. Eccolo. È una sfida di nervi questa. Sì, esatto. Vieni, vieni. Ho chiamato il proiettile, ho chiamato, non lui. Niente, questo è il leader dei banditi, oh. Più forte di tutti. Guarda che armette che c'erano questi, oh. Guarda, oh, rimane dietro la colonna, mica si è sposta. L'ho preso, ma non sei morto ancora. Oh, è tosta la sfida con questo, eh. Abbiamo trovato gli antibiotici. Usiamoli, va, visto che abbiamo il braccio rotto. Anzi. Guarda dove è arrivato. Ma vuoi morire? Oh, finalmente. Allora, vediamo. Questo qui c'ha colpetti che mi prendo. I bulloni me li prendo, l'arma pure me la vorrei prendere qua. 3,86 kg. Sto pompa già ce l'abbiamo, prendiamo soltanto le munizioni. Le pende pure c'aveva questo. Grande. Ma
Tra l'altro mi ha completato una missione da solo adesso. Va bene. Da chissà quale parte della mappa. Ci hanno pure i soldi. Mi so, cioè, soltanto con i soldi che ho lootato da loro mi sono già ripagato il fucile a pompa che ho comprato. Incredibile. Ok. E adesso, adesso siamo anche lenti, quindi non possiamo neanche scappare dai mutanti. Senti, smontiamo il PPSH, tanto se ne trovano tanti in giro. Ok. E niente. Pronti. Si scende sempre più in profondità. Sì, sì, sicuramente quelle armi le avranno rubate a qualcun altro che magari hanno ammazzato da qualche altra parte. E hanno rubato tutta la roba. Come io ho fatto con loro. Siamo molto lenti anche a recuperare stamina. Dovremmo aumentare di qualche livello più che altro la skill della forza. Così possiamo aumentare il peso trasportabile, perché per adesso è molto basso. Oppure potremmo comprare comprare o craftare uno zaino più capiente. Mi sembra laggiù di vedere qualcosa. Non so se... Dammi un attimo la cappa. È un'ombra. È chiaramente un'ombra. Tra pochi passi proprio, pochi passi più in avanti, si triggerà il succhiasangue. Io ve lo dico. E può arrivare da qualsiasi direzione. Oltre ad essere invisibile, quindi magari non subito percepibile. Per adesso non è uscito fuori, però già è in ritardo. Eccolo. Ce ne sta un altro? Ho sentito dei versi strani. Eccolo, cazzo! Qualche colpo con la pistola gli abbiamo dato. Eccolo. Lo avevo sentito. Il bastardo. Esatto, esatto. Ma infatti c'è assoluto silenzio nel laboratorio. Si sentono soltanto i respiri degli esseri viventi che ci sono. Tra cui i mutanti. Poi succhiasangue in particolare c'hanno il respiro affannato. Quindi anche se sono invisibili, comunque li si sente abbastanza bene. Oh, abbiamo guadagnato un nuovo livello di survival. Quindi ci è aumentata la resistenza. Sarebbe la stamina. E abbiamo più probabilità di trovare parti di animali, di creature, di mutanti quando li scuogliamo. Allora, siamo sempre pesantissimi. Qui ogni volta dobbiamo fare due passi è la fine. Aspettate, però io avevo comprato alla fine... No, non avevo comprato il survival kit per riparare gli arti. Quindi il braccio ce lo teniamo così. Al limite posso prendere un altro antibiotico. Ok. Andiamo. Allora, altri mutanti possiamo tranquillamente incontrarli, eh. Non è detto che uccisi questi due succhiasangue siano finiti qui. Anzi. Poi mi sta dando veramente fastidio essere così pesante, cazzarola. Poi non posso neanche farci nulla. Niente.
Ah, mi sono scagliate le batterie alla torcia, ecco perché non funziona più. Aspetta, 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 che ce le abbiamo. Ah, mettiamo queste, che non sono nuovissime, ma meglio di zero. Anzi, quella infatti a batteria vuota possiamo tranquillamente buttarla. Ah, già l'ha buttata, a posto. Ci sono. Mi sa che c'è un altro succhiasangue. C'ho questa impressione. Sì, esatto, detective. Quella è la frase ma. La frase magica. Ah, sono i fantasmi del succhiasangue questi. A me, io voglio il succhiasangue vero però. Ancora? Se continuano a spawnare i fantasmi vuol dire che c'è. Da qualche parte c'è un succhiasangue vero e proprio. Oh, siamo saliti di livello con la forza. Ci ha aumentato di uno il chilo. I chili trasportabili. Qui per passare dovremmo fare un salto perché c'è la stash dall'altra parte. Eh sì, praticamente i succhiasangue. I succhiasangue e anche un altro mutante che adesso non ricordo. Mi sembra gli Snork. Hanno la capacità di creare tipo degli spettri di sé. Però lo fanno da vivi. E non sono loro corporei. Sono semplicemente delle entità che agiscono per loro da vivi. Mazza, abbiamo trovato tutti i tesori qua sotto. Qua. Almeno 15.000 crediti li abbiamo trovati. Dentro sti zaini. Stiamo morendo però. Ah, forse non sono abbastanza protetto per l'acido qua sotto, qua per terra. Stanno attorno ai fantasmi. Mi sa se sta vicino al succhiasangue. Ok, evitiamo subito sta parte qui. Ci ha fatto consumare pure un medkit. Cinquantasette chili, punto 7 su 50.8 trasportabili. Siamo 7 kg sopra. E non solo, adesso appena arriviamo dentro. L'ho ammazzato io questo? Stava dietro ai fantasmi quando spawnavano. Quindi l'ho ammazzato, ma non è il succhiasangue questo però. Questo mi sa lo pseudo qualcosa. Come si chiama? Vediamo un attimo dal PDA. Adesso dovrebbe avercelo salvato tra le creature. Come si vede così scuro il PDA? Si stanno scagliando le batterie. Ah sì, dall'icona qui si stanno scagliando le batterie del PDA. Infatti quasi non si vede più. Non c'è più luminosità. Quindi dobbiamo cambiare batterie pure qua. Dove stanno le batterie? Eccole qui. Ok. Vediamo adesso. Oh, ok. Ah, lo Psy Sucker. Quindi è come il Blood Sucker, quindi è come il succhiasangue, soltanto che lui non succhia il sangue, ma succhia tipo. Come lo si spiega in italiano? Tipo i pensieri. La mente, comunque, si nutre della mente, mentre i succhiasangue. Te se mangiano a te per cercare di succhiare appunto il sangue. E i Psy Sucker, anche se non ti attaccano fisicamente, ti attaccano mentalmente. Quindi anche dalla distanza scoppi. Adesso qui sopra c'è il nascondiglio di Strelok, di questo tizio che stiamo inseguendo. Che tra l'altro è
è il protagonista che noi giochiamo, impersoniamo nel primo Stalker, in Shadow of Chernobyl. Sì, però in un certo senso sono anche peggiori dei succhiasangue. Sono, diciamo, mentre per da loro ti puoi difendere anche con delle pasticche, ci sono delle pasticche apposta che ti, diciamo, ti fanno da repellente per il tipo di attacco che fanno questi. Invece i Bloodsucker, da quelli non ti puoi difendere se non sparandogli, che quelli ti vengono proprio addosso e ti muzzicano. Poi arrivano veloci, incazzati e invisibili. Infatti l'unico modo per vederli, diciamo, a primo impatto è sentirli. Il primo modo per vederli è sentirli. Però è proprio così. Sto continuando a raccogliere roba. Qui c'è uno zaino, ci sono già dei documenti. Qui ce n'è un altro. Ed è quello che ci serviva a noi. Ce ne possiamo andare. Abbiamo completato la quest.